Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Come avete letto dal titolo, c'è questa nuova startup che ha lanciato questo dispositivo. Il dispositivo è stato presentato al CES del 2024 a Las Vegas e questa nuova startup si chiama Rabbit Inc. È un dispositivo di colore rosso-arancione, più o meno alla grandezza di un blocchetto di post-it, schermo da 2,8 pollici, un tasto azione, naturalmente lo schermo è touch e una rotella per switchare tra le varie funzioni che ci sono, in più una fotocamera che per garantire la privacy può essere messa o totalmente in giù o totalmente in su, eccetera eccetera eccetera. Per di più Rabbit R1 è dotato naturalmente di wifi, che potete abbinare al wifi di casa vostra, ha una sua sim interna, infatti non richiede l'abbinamento con il vostro smartphone, non siete legati comunque dal doverlo utilizzare solamente tra le quattro mura di casa, è portatile, quindi lo portate in giro con voi. Avendo la sim integrata e schiacciando avete la possibilità di chiedere qualsiasi cosa a questo dispositivo. Altra cosa che dicono che questo prodotto può fare è inquadrare ad esempio lo schermo del vostro cellulare o del computer ed imparare ad esempio a colorare, fare la color correction ad una foto. Quindi voi glielo fate vedere e lui avrà la possibilità di riprodurlo lui in totale autonomia. Allora, questo nuovo dispositivo non è stato presentato come sostituto di un cellulare, tant'è che non utilizza le app, non utilizza le API, sembra che non utilizzi nulla di convenzionale, se non gli script, nel senso che voi toccherete il tasto Talk, quindi schiacciando quel tasto azionerete questo dispositivo e ad esempio gli potete chiedere prenotami un volo per Las Vegas. Lui, dopo qualche secondo di elaborazione, vi tirerà fuori una serie di possibilità sullo schermo, voi selezionerete quella che più vi interessa e andrete a fare il vostro acquisto. Per di più, non richiede la registrazione particolare con delle app, come dicevo prima. Il funzionamento, principalmente, a grandi linee ve lo spiego, si collega ad un portale che è Rabbit Hole, nel quale ci sono tutta una serie di link di vario genere, voi farete il login e lui poi si appoggerà a questo per potervi dare tutte le informazioni e voi naturalmente lo dovrete autorizzare per i pagamenti, per l'accesso, eccetera, eccetera. Rabbit dice che per quanto riguarda la sicurezza, la privacy è totalmente sicuro. Ogni volta che poi deciderete magari di slogarvi da un determinato sito perché non volete più che utilizzi il vostro account per Amazon ad esempio, vi basterà semplicemente entrare in questo sito web e da lì togliere il login e non verrà registrato nulla, anzi per sicurezza avrete anche un tasto cancella tutta una serie di cose che potevano essere registrate, però assicurano che per quanto riguarda la privacy la garantiscono al 100%. Prezzo del prodotto $199, è in preordine anche qui in Italia e da marzo partiranno anche le consegne. Dichiarano che il prodotto una volta acquistato sarà talmente semplice che vi sembrerà già, senza aver letto il manuale di istruzioni, di saperlo già utilizzare. Quindi fare una dichiarazione così azzardata fa veramente portare all'estremo la semplicità di questo prodotto come utilizzo. Cosa ne penso? Io sinceramente rimango un fan della nostra amica, del nostro dispositivo vocale. Spero che le cose possano coesistere, anche perché sì, è un assistente vocale anche quello, sì, dà più possibilità di connessioni, di interconnessioni anche tra varie cose, però non lo so, sarà l'affezione per il prodotto, sarà il fatto che ormai la uso da anni. Per l'amor del cielo, ci saranno poi tanti altri sviluppi. Vedremo anche come se la caverà la nostra assistente vocale una volta che verrà fatto l'upgrade con l'intelligenza artificiale inserita e che quindi le darà un po' più di potenza e possibilità di interagire con noi in maniera molto più, passatemi il termine, umana. E sperando soprattutto che non ci siano delle sorprese del tipo verrà fatta una sezione a parte con un prezzo a parte o un abbonamento a parte, cioè speriamo che così com'è la parte hardware venga aggiornata e gli si inserisca ciò che gli manca attualmente.
Il prodotto comunque è un prodotto innovativo che fa veramente tantissime cose, ma fosse anche ordinare il globo, cioè voi provate a immaginare tutte le applicazioni che avete sul cellulare in questo dispositivo non servono e vi dà la possibilità veramente di fare tantissime cose, prenotazioni al volo, piuttosto che chiamare un Uber. Sono tante le applicazioni che però secondo me possono tranquillamente coesistere con il nostro assistente che è più stanziale, perché comunque rimane in casa o in auto, piuttosto che un dispositivo come quello. Ai $199 poi dovete aggiungere, il prezzo dell'abbonamento della SIM, perché se voi inserite la SIM poi dovrete fare un abbonamento per poterlo far funzionare. Quindi teniamo anche a mente questa cosa. Speriamo che tutti questi prodotti di tecnologia ci forniscano tanto in termini di assistenza, grazie anche all'intelligenza artificiale, quindi sempre più precisi e puntuali nel poterci dare informazioni ed esserci utili, ma che però questo non vada a intaccare la nostra tasca. Quando ho letto questa notizia, naturalmente ho pensato immediatamente ci farò un video per poter informare i miei iscritti. E fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, se secondo voi è un prodotto valido, se secondo voi è un prodotto che voi acquistereste. Io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao!